Benvenuti a tutti, siamo giunti alla fine di questa avventura. Ci basterà anche, secondo me, un semplice pareggio perché alla fine negli scontri diretti con il Bristol dovremmo essere in vantaggio. Poi anche la differenza reti, siamo a più 37, quindi siamo a più 12 totale, quindi ritengo che anche un pari ci dovrebbe bastare, però onde evitare di fare cavolate e doverci giocare poi il titolo con la vittoria del campionato all'ultima giornata, sarebbe più opportuno vincere, così potremmo simulare l'ultima giornata di campionato. La terz'ultima siamo arrivati a un pareggio, abbiamo anche rischiato di perdere, perché bisogna dire quello che è giusto, però molto, ma molto, anche un po' fortunosamente siamo riusciti a pareggiare questa partita. Giochiamo contro il Wigan, quindi dentro Graban e Young, Beltrame, Neabiad, George, lo andiamo a lasciare in campo, chiaramente, tanto sono le ultime partite, poi vi ricordo che ci sarà un po' di una pausa, perché dovremmo un po' portare altre modalità e quindi poi chiaramente riprenderemo con la nostra Master League in Premier. Un anno di contratto in Premier, ce l'hanno già fatto, ci hanno chiesto la salvezza e vedremo poi quello che arriverà a chiederci la società. Allora, io direi di fare per questa ultima partita in casa, diciamo pure le divise gialle, e loro le lasciamo così che sono molto belle. Andiamo a fare lo stadio notte e andiamo in campo. Promozione raggiunta, dobbiamo solo vincere il titolo e poi sarebbe un altro titolo in bacheca per il sottoscritto. E quindi speriamo di poterlo infilare, ecco. Siamo al Teden, siamo in casa, quindi meglio di così. Giornata un po' non tanto soleggiata, sta arrivando la notte, e quindi Millwall contro Wigan tutti uniti per questa vittoria di campionato che andrebbe a consolidare una grandissima stagione, molto ma molto lunga. Graban è il calcio d'inizio e si parte, Sigurdsson. Non è Bennett, Tomori, George, non gli arriva la palla, sbaglia Tomori, attenzione all'attacco di Brodead e Lumley, ultima sua apparizione con questa squadra, poi ritornerà da dove arriva, anche perché tre portieri non ci servono proprio a nulla. Palla adesso in avanti con Labiad, pallone Graban, lo gira bene Beltrame, attenzione, Beltrame, pallone a Georgiev, Young, fuori, gran tiro di Young, finisce lateralmente fuori, quindi 0-0, si riparte ancora con Beltrame a centrocampo, c'è Lang. La palla ancora messa in mezzo, attenzione a Bennett, si rigira bene Labiad, pallone a Graban, il bomber che vincerà sicuramente la classifica cannonieri, parte Graban, Graban, parte questo tiro, la parata, a mani unite nel portiere del Wigan Athletic, Georgiev, pallone a Beltrame, tocco ancora sotto. Parte, niente, non ci arriva Graban, Beltrame, parte questo tiro a giro! E c'è il gran gol di Beltrame, 1-0 che vorrebbe dire scudetto sicuro, dopo aver raggiunto la matematica promozione, Beltrame mette dentro il gol più importante da quando è in Inghilterra. Tutti ad abbracciarlo perché se lo merita, ha dato sempre il massimo, ha fatto anche prestazioni non buone, però qui davvero grandissimo gol.
grande ovazione per lui. Guardate che bel gol, a girare, bellissimo, gran gol. 1-0 e scudetto in tasca. Domani poi uscirà un video dove andremo ad analizzare tutto quello che è stato fatto, cioè quante vittorie, quanti pareggi, la miglior difesa, il miglior attacco, peggior difesa, cioè insomma, tutto quanto l'insieme. Vedremo. Attenzione per adesso l'attacco del Wigan, che ormai chiaramente non ha più nulla da chiedere. Lancio da questa parte. Ancora Georgiev, bello Young che si fa vedere, arriva in aria velocissimo, parte questo cross, Graba, 2-0 ed è festa grandissima oggi. Ragazzi, questo giocatore straordinario ha segnato quasi 30 gol. Mamma mia ragazzi, qualcosa di pazzesco, è la prima volta che un giocatore mi fa quasi 30 gol da quando io gioco a questi giochi, cioè la Master League. È il primo che mi fa più di 20 reti. Mamma mia ragazzi, grandissimo gol di testa. Porca vacca, che bello, gran bomber. E 2-0 ormai si vola verso un titolo sicuro. Non so se è a 27 reti, gliene mancherebbero 3 per arrivare a 30. Sarebbe davvero qualcosa di straordinario. Palla ancora in avanti. Poi ancora lascia un po' giocare il Millwall, tanto sa che davanti, con rispetto parlando, ma sicuramente guida. Non è una squadra che ci può impensierire. Direi che il Bournemouth è l'unica squadra che forse ci ha dato un po' di filo da torcere in questo campionato, insieme ai Blackburn Rovers e anche magari un pochettino Reading, ma per quanto riguarda le altre non me ne vogliano i tifosi di queste squadre, ma sicuramente il Millwall è stato nettamente superiore. Beltrame, bravissimo ancora la palla, giocata adesso da questa parte c'è l'Abiad, il pallone Graba, la tiene lì, prova ad andare via e porta il tiro. Niente, un po' egoista qui, ma è anche da capire. Sirius adesso ferma tutto, attenzione a Rowe, l'analisi la faremo domani. Chiaramente adesso non ho tempo di farla. Pallone a Graba. Wow, mamma mia ragazzi, quanto è forte, eh? Straordinario, straordinario. Purtroppo tante volte uno dice, ma buba, di però bisogna giocarle le Master League, bisogna giocarle, perché abbiamo perso 9 partite comunque, non sono poche. Bennett, attenzione. Belli questi scambi. Allora Beltrame, Beltrame, palla Graban, attenzione, non esce il portiere del Wigan. È per lui un gioco da ragazzi, per lui un gioco da ragazzi. In questa partita potrebbe arrivare tranquillamente a 30 reti questo grandissimo giocatore. Porca miseria ragazzi, è un bomber, è un bomber. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Forte, 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 mancano due per arrivare a 30, ma non so se riuscirà a segnarli in questa partita. Può darsi.
ci proveremo a fargliele segnare. E se no, è stato lo stesso, un bel vedere, ci mancherebbe ancora. La partita ormai non ha più niente da chiedere, chiaramente, vedete com'è. Non vuole affondare il coltello il Millwall. Allora facciamo solo passare il tempo. Giustamente. Io ho rispetto quando è così perché non mi piace. Se attacco un po' di più gliene faccio 10. Quindi meglio stare bravi e cercare di comportarsi con grande rispetto. Però è chiaro che abbiamo un giocatore che deve andare a quota 30, però non è facile. Beltrame, e sono 4-0 ragazzi, ormai è una goleada. Ormai è una goleada. Era nell'aria, indubbiamente. Va bene, dai, noi siccome dobbiamo avere anche un po' rispetto, no? Mi dice, ma mettiamo a vedere, fammi giocare un po' di seconde linee. Andiamo in campo così, dai. Poi ragazzi, ci salutiamo. E vinciamo anche il campionato di Serie B inglese, molto bene, un trofeo che a Millwall mancava da 2 anni e quindi adesso si ritorna in Premier. Ancora Eder, la palla da questa parte. Non ti viene neanche voglia di commentare perché tanto è inutile andare a commentare, guardate solo che squadra. Chiaramente se la prendessi io non giocherebbe così. Lumley. Ah, sbagliamo tutto, esce Lumley e prende il gol. Vabbè, dai, ci sta. Ci sta. L'errore qui. Adesso c'è Rugg. Dall'altra parte stiamo controllando bene questa partita. D'altronde mi sembra di capire che grandi pericoli, tranne questo svarione, non ce ne siano. Tolto il arrivano 3 nobili decadute. Il prossimo anno in questa Championship arriverà al Nottingham, il Crystal Palace. Mamma mia. E la rovesciata. Nulla di che. E quindi siamo messi un po' così, però insomma, tutto sommato abbiamo fatto anche un grande campionato. Ce lo siamo meritati insieme a voi, a chi ha voluto guardare questa serie sul mio canale, ne arriveranno ancora, ne arriveranno altre finché io avrò voglia di giocare a questo gioco. E ripeto, chi non ha voglia di guardarle può anche disiscriversi, ma questo è l'unico gioco che porterò sul canale, perché tanto altri non ce n'è che mi piacciono, quindi è inutile stare lì, funziona a colpo di testa. Arriverà la Coppa delle Coppe. Arriverà la Coppa del Mondo 256 squadre, arriverà il campionato europeo per club e arriveranno ancora tante cosine che saranno piacevoli guardare perché tanti non le hanno mai viste e quindi è giusto fargliele vedere. C'è calcio di punizione intanto qua. Ci aspetta tutti, fischio finale, una lunga stagione, poi facciamo che simulare subito l'altra partita. E poi domani, gran tiro intanto qua.
Domani faremo un'analisi perché dopo non ne ho voglia, verrebbe un video talmente lungo che non avrei voglia di fare l'analisi. La faremo domani che è Pasquetta. Pallone in mezzo, attenzione. Intanto domani vi dico già che, vabbè, ve lo dico, ah, guardate che roba, cioè, questa è tutta gente veramente da poco, si vede. Arriverà poi la Coppa delle Coppe, quindi vi invito a guardare perché ditemi voi se volete che vi faccio vedere tutte le partite. Sarà un tabellone da 32 squadre. Se faccio vedere tutte le partite, chiaramente devo scegliere almeno 16 squadre. Quindi, che chiaramente non ci giocherò io, eh. Tranne col Millwall, perché il Millwall parteciperà perché è arrivato primo in Serie B e quindi disputerà la Coppa delle Coppe. E poi, quando decideremo di farne un'altra, la faremo, ma molto molto più avanti. Giochiamo bene, portiamo bene palla, cerchiamo di non fare tanto, di spingere troppo perché siamo al 73esimo e si chiuderà questa stagione bellissima, lunghissima, ma l'analisi la faremo domani ragazzi. Adesso Beltrame, la palla per Graban. Attenzione. È fuori. Scusate, è arrivato un messaggio, un attimino. Ok. Molto bene. Tanto ci sono delle sostituzioni. Wigan, che è stato un avversario più che corretto, sia all'andata che al ritorno. Però chiaramente, come dico sempre io, molto più debole di noi e quindi questa partita chiaramente non siete obbligati a guardarla tutta, potete anche mandare avanti il video, fate, velocizzate la visione con la rotellina in alto. C'è la possibilità di mettere il video anche a 2x, quindi viaggerebbe molto più veloce. Indubbiamente vi risparmiate magari un'agonia, perché posso capire che può essere anche un'agonia, però d'altronde io dovevo giocarla, non potevo rischiare di simularla, perderla e poi dover giocare l'ultima. No, non mi andava. Quindi vittoria del campionato con 80 e qualcosa punti, non ricordo quanti, e adesso vediamo se Graba riuscirà a fare ancora un gol. Attenzione Der. Eccolo qui, Graban. Una palla in angolo. Logan che va al tiro. È stata una bellissima stagione, l'andremo ad analizzare, ripeto, domani faremo, guarderemo un po' il tutto e poi decideremo cosa fare. E 3 minuti e poi saremo campioni della Serie B inglese anche con questo tiro. Eccolo qua, Graban, anticipato. Finisce così. Il Millwall, dopo la promozione della scorsa giornata, si aggiudica lo scudetto della Serie B inglese con una prestazione
fin troppo facile, ma questo è il calcio. Ne vinciamo il titolo e questa è una grandissima cosa. Dedico a tutti voi che mi avete seguito questa vittoria di campionato. E quindi ragazzi, tanta tanta roba. Lumley che saluterà e dà un bacio e dà l'ok ai suoi non più tifosi. Ed eccoci qua, la foto di rito. È un peccato che con la patch non ci sia il simbolo della Championship, però la vinciamo e quindi ragazzi andiamo pure a simulare la prossima gara. Andremo a leggere la classifica alla fine. Simuliamo subito l'ultima giornata, tanto non avrebbe senso giocarla. Devo solo vedere Graban quanti gol ha fatto, se è arrivato a 30, se non è arrivato a 30, e per vederlo dobbiamo andare qui. 28 reti, quindi gli mancano 2 reti arrivare a 30. Io lo schiero titolare, speriamo che le segni, anche se andiamo a simulare, andiamo a vederci la squadra. Io direi di togliamo Sigurdsson, lasciamo Saville, Button, facciamo giocare Desmas per questa ultima partita. E niente ragazzi, andiamo così, andiamo a simulare, dai, vediamo quello che succede, tanto ormai sentiamo l'incontro e finisce 0 a 0, quindi la classifica dell'ultima giornata di Serie B Bet Championship Inghilterra finisce così. Millwall 91 punti, campione di Serie B inglese. Bristol 86, insieme al Millwall volerà in Premier League. Ai playoff andranno Reading 83 punti, Bournemouth 79, Sheffield 79, Fulham 78, Newcastle 77 e il Brentford 73 punti. L'Everton, io ve l'avevo detto, rimarrà un altro anno in Championship. Andiamo a vedere dalla Serie A inglese, dalla Premier, chi ha vinto il titolo e chi è retrocesso in Championship. Poi salviamo e l'analisi. L'AFA è offerte, le guardiamo poi domani, oppure potremmo anche guardarle adesso, ma se la smette di caricare, perché non so cosa cazzo deve sempre caricare. Allora andiamo a vedere. Reading e Mirandas, no, assolutamente, rifiuteremo. Il palmarès vittoria del sottoscritto dice che 2 Europa League, 2 Supercoppe, una Championship, una Serie B italiana, uno scudetto in Italia con il Genoa, 2 Coppe Italie, una Supercoppa italiana. Direi che come palmarès, come biglietto da visita, non è male. Offerte allenatore, chiaramente lasceremo stare. Andiamo a vederci. Tanti festeggiamenti, andiamo a vederci Premier League, andiamo a vedere chi andrà. Eccoli qua i playoff: Fulham, Reading, Sheffield e Bournemouth. Queste sono le quattro squadre che andranno ai playoff. Quindi tanta roba. Andiamo a vedere chi vince lo scudetto in Inghilterra, il Manchester City. Retrocedono in Championship Aston Villa, Nottingham e Crystal Palace. Mamma mia, ragazzi. Benissimo, benissimo. Ok, io direi che ragazzi qui quindi vanno solo 4 squadre dalla terza alla sesta. Eh sì, pensavo dalla terza all'ottava, invece no, in Inghilterra è diverso. Allora chiedo scusa, vanno Reading, Bournemouth, Sheffield e Fulham. Secondo me la finale sarà Fulham Reading. Mi dispiace per il Bournemouth che ha fatto un gran campionato, però secondo me sarà così. I messaggi. Andiamo a vedere. Un posto in casa Mirandes, la Porto Mensino ci fa. Cambio di ruolo per Graban. Beh. Miglior giocatore della Sky, Graban. Mamma mia, è stato scelto come giocatore del torneo Sky B Champion. Un'ottima notizia. Non esiterà a giocare questa carta nella futura trattativa per estensione del contratto. E beh, no, ma andiamo sicuramente. Guardate ragazzi, io, ma senza, lo faccio insieme a voi perché
Cioè, no, dobbiamo assolutamente, gli scade nel 2030, a 23 anni ragazzi, rinnovo del contratto, io direi di farglielo per 24 anni, ah no, superiore, ah ok, è soddisfatto, 1.300.000, ma aspettiamo di vedere quanto ci daranno per la vittoria al campionato, aspettiamo ragazzi, abbiamo 3 milioni però, aspettiamo. Bene, bene ragazzi, allora io direi che è tutto, grazie a tutti, è stata una grandissima avventura, domani andremo ad analizzare, se volete lo facciamo adesso, poi ci salutiamo e ci sarà poi eventualmente una ripartenza più avanti con la Premier, dovremo anche un po' vedere il mercato, se fare qualcosa per riparare un pochettino, magari vediamo, vediamo, ma penso che farò poco, perché per il primo anno è meglio non andare a smobilitare tanto la squadra. Non so cosa fare ragazzi, ma tanto c'è poco da analizzare. Allora, facciamo che farlo adesso, almeno così ci togliamo il dente. Andiamo a vedere il miglior attacco del campionato, beh sicuramente come erano messe le cose, però il Millwall. Detto e fatto, 91 reti fatte, il miglior attacco del campionato. Il peggior attacco, chiaramente, è Luton Town, 28 reti. Miglior difesa del torneo, se non vado errato, a vedere così dovrebbe essere Reading, 35 soli gol subiti. La peggior difesa non è Luton Town, di solito è l'ultima in classifica, invece no, io vedo qui un 67 del Rotherham, mamma mia, ha preso quasi 70 gol, quindi vuol dire che Rotherham è la peggior difesa del campionato, quindi questo è quanto. Capocannoniere, chiaramente che l'abbiamo anche visto, però andiamo a rivederlo perché è giusto far rivedere. Classifica gol, vince Graban con 28 reti, quindi ragazzi tanta roba, Young e Cordoba 13 e poi abbiamo il nostro giovanissimo Walker 9 reti, quindi vince la classifica cannonieri con quasi 30 gol, Graban a 28 reti, seguito da Isaac 24 e Wiman 21. Miglior assist man va a Lingard con 15 assist, seguito da Zheng Zi 13, Pereira 13 e Kane 13. Abbiamo anche Young e Graban, non male. Titolo individuale. Miglior giocatore della stagione, Graban, capocannoniere Graban, uomo assist Lingard, premio miglior allenatore. Chiaramente ragazzi, Robby Ultras, non poteva essere diversamente. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, miglior squadra della stagione. Abbiamo Graban Cordoba, Pereira del Newcastle, Pedrinho del Reading, Campbell dello Sheffield, Colback del Bristol, Moreno del Fulham, Leo Matos del Bournemouth, Dumet del Bournemouth, Clark dello Sheffield e Millwall, il portiere Button del Millwall appunto. Poi andiamo a vederci ancora l'ultima cosa, regolamento, niente. Mi sembra di aver analizzato abbastanza tutto, ragazzi, gli altri campionati non andiamo a guardare chi li ha vinti, tanto non ci interessa. E allora, ah, attenzione perché dobbiamo vedere giustamente chi ha vinto la Champions League. Andiamo a vedere chi ha vinto la Champions, il Liverpool sul Napoli 1-0. Mi dispiace per Luigi, però ha vinto il Liverpool. L'Europa League, la fase di eliminazione diretta, vince il Barcellona alla finale 2-0 con i Wolves. La Supercoppa tra Real Madrid e Bayer Leverkusen la vince il Real. La Coppa Libertadores la vince. Ah. C'è ancora gli ottavi di finale, mamma mia, tanta roba è questa coppa, io l'ho fatta, è davvero tanta roba. Niente, ragazzi, per il resto non ci interessa nulla. Allora ragazzi, innanzitutto ritorneremo, non vi preoccupate che ritorneremo con la Premier League, ci andrà un po' di tempo. Intanto vi invito a gustarvi la partenza della Coppa delle Coppe, che vi avviso che sarà qualcosa di straordinario con le squadre che ci saranno.
E poi dopo la Coppa delle Coppe, molto probabilmente faremo il mondiale per club, ok? 256 squadre. Sto ancora facendo i sorteggi adesso, vi lascio immaginare quanto sia lunga. Tolto questo, niente ragazzi, alla prossima con la Coppa delle Coppe e poi arriverà di nuovo, non vi preoccupate, la Master League. Grazie a tutti, un saluto ad Antonio e Flo Flores, alla Gabri, al signor Luigi, Antani, il signor David, a tutti coloro, praticamente gli altri 45-46 iscritti al mio canale. Grazie a tutti e ancora buona Pasqua e buona Pasquetta e ci rivediamo presto. Ciao ciao, è una promessa.